Signori, sto una Pasqua. Avete capita? Perché Pasqua, sto una Pasqua. Ok? Signori, finalmente dopo settimane, se non mesi, porto una farm automatica di pesca che mi avete chiesto in tantissimi. Funzionante questa volta, almeno per la Bedrock Edition, poi in caso provatela, ma dovrebbe funzionare. Ovviamente la farm mi è stata suggerita da uno di voi, ovviamente il commento lo inserirò nel video. Tutti i crediti vanno a questo nostro eroe che finalmente ci porterà la farm. Quindi un bacione, ti ringrazio, sei stato tipo fondamentale per me e per tutti. E ora, signori, iniziamo, speriamo che funzioni. A me ha funzionato prima, vi faccio vedere che funziona e poi la replichiamo. Iniziamo. Doveva arrivare la Pasqua per farci fare la farm. La Pasqua. Signori, vi do ufficialmente il benvenuto nella Valle delle Farm. Sì, questo è il nome che ho deciso di dargli perché... Cioè, guardate quante farm. Ora, guardate quante ne ho fatte. Tra l'altro ce n'è una anche lì che è la prima, è storica. E la terremo lì. Qua dovrei metterci della terra perché è fin troppo pericolante quel burrone. Ma comunque, non so se trattare questo episodio come un episodio di Minecraftita o semplicemente come un tutorial. Non lo so, magari... Non lo faccio rientrare nei Minecraftita, bensì nei tutorial. Ora, volevo mettere questa terra, un attimino mi triggerava non avere la terra qua. L'ultimo blocco ce lo spariamo, boh, tipo qua. E, signori, vi voglio far vedere appunto che funziona. Questa è la farm che mi hanno suggerito e non è per niente difficile da fare, una stupidata. Ci mettete letteralmente 5 minuti. Una volta costruita vi metterete qui, punterete il notblock e appunto continuate a notblockare, ovvero continuate a pescare. Una volta pescato, esatto, l'amo scenderà e voi dovrete sostanzialmente tirarlo su, ovvero schiacciare ancora L2. E in teoria dovrete trovare, esatto, il pesce qui nella cesta. Yes, vogliamo fare un'altra prova per security? Puntiamo sempre il notblock, appunto schiacciando L2, così sarà anche una pescata piacevole. Tra l'altro sta anche calando il sole, quindi dovrò andare a dormire. Vediamo se pesca, vorrei non fare il taglio così per rendere il tutto più veritiero, però speriamo che non ci metta 3 ore, io sto continuando a parlare, ma mi sa che ci starà mettendo un casino. Ah, e tra l'altro ho usato una canna da pesca incantata, perché non incantata, poi ci mettete 3 ore come me e finisce in tragedia. Ok, ha pescato, quindi il coso è lì dentro, schiacciamo per l'ultima volta L2, mi si è rotta la voce, e qui dentro troviamo un altro pesce. Perfetto, quindi lo tiriamo fuori per sicurezza, vado a dormire e poi vi faccio vedere tutti gli ingredienti necessari per la riuscita di questa, finalmente, farm di pesca. Sì, dovrei decisamente mettere un cartello, la valle delle farm, cioè proprio, guardate quante sono, tutte di pesca tra l'altro. Allora... Le cose che ci servono sono, vabbè, assi di legno, non 52, ce le avevo io 52. Le casse, le ceste, 5 ceste, credo 4, ne ho prese 5 per sicurezza. Un secchio d'acqua, una recinzione per mettere il cosino, ora vedrete. Della sabbia, il blocco sonoro, una tramoggia, una lastra di legno, di quercio, di quello che volete. La pedana a pressione e una pietra rossa e il pistone, la redstone e il pistone. E ovviamente il banco da lavoro da mettere giù perché... Non fa mai male. Quindi sostanzialmente è facile. Ora vi faccio vedere come. Tra l'altro se siete nuovi vi invito ad iscrivervi per contenuti sempre nuovi ed incredibili. Allora la voglio fare parallela a questa. La facciamo qui così. Allora partite dove volete e mettete una doppia cesta. E fin qua facile. Una volta messa la doppia cesta prendete la vostra bella tramoggia e la mettete dietro. Però mi raccomando di collegarla alla cesta, perché non puntarla verso il basso, bensì puntarla verso la cesta. Altrimenti i pesci vi rimangono tutti bloccati qua dentro. E sì, ok, li pescate lo stesso, però è un po' più scomodo. Ora, una volta messa la tramoggia, ci mettete dentro la recinzione e ovviamente la pedana a pressione. La mettete qua sopra la recinzione. Fin qua è tutto uguale come le, come appunto le altre farm. Poi mettete i blocchi che girano intorno alla tramoggia e salite di 1. Se riesco a salire, sembro stupido. Ok, siamo riusciti a salire di 1. Qua sopra, che appunto si collega con la pedana, mettete la redstone. Così appunto questa redstone si collegherà direttamente con la pedana e vedrete che attiverà tutto il meccanismo appunto. Poi qua in parte, quindi... L'unica zona dove non avete costruito niente, mettete un blocco, poi switchate con il pistone e sopra il pistone ci mettete la sabbia. Vedete che è sostanzialmente uguale all'altro, ok. Alla sinistra della sabbia mettiamo il blocco musicale, così appunto ci farà fare delle pescate belle sonore, più interessanti, più intriganti. Mentre alla destra appunto di questo coso di sabbia ci mettiamo un'altra doppia chest.
Io ho fatto una cesta in più, appunto ne servivano 4 e non 5, però vabbè, diciamo che non è un errore, va bene così. Sotto le due ceste ci mettiamo doppio slab, uno lo mettiamo qua dietro in parte al blocco, però ovviamente sempre sotto. E un altro lo mettiamo qua sopra, quindi uno sarà sopra sulla sinistra e l'altro sarà sotto sulla destra, sempre ovviamente guardandoli da qua, qua è sinistra e qua è destra. Ok. Ora per appunto concludere, vedete che sostanzialmente è uguale, dovete puntare le ceste verso di voi, verso questo coso che si alza, credo sia quello il trucchetto. E per concludere mettiamo l'acqua puntata di qua, quindi puntate verso il blocco di sabbia e mettete l'acqua in modo tale che colpirà solo metà cesta. Dobbiamo prendere le assi di legno e metterle e fare una cosa del genere, così almeno. Potete anche non farla sta cosa, però vedete che non colpite il blocco sonoro perché voi non dovrete colpire il blocco sonoro pescando. E quindi appunto con questa barricata di altezza 3 e largo 2 non lo colpirete, vedete che diventate invisibile. Perfetto. E puntiamo più o meno in questa direzione, vedete che l'amo andrà lì sotto. Ora vediamo se ci pesca qualcosina. Ovviamente voi vi invito sempre ad usare una canna da pesca incantata, che è sempre meglio, dovrei decidermi a farla anch'io, cioè ce l'ho l'enchanting coso, però non lo uso mai, non lo so, non ci penso mai. Ok, dopo ore di pescaggio ci ha preso la cosa, vedete che la canna deve scendere, mi raccomando, accertatevi che scenda e prima di fare qualsiasi cosa ripuntate lì e schiacciate L2, vedete che ci ha dato esperienza e se noi apriamo la cesta, ta-tan, merluzzo crudo. Finalmente! Finalmente funziona! Oh, l'ho fatta doppia, vabbè, ce la teniamo doppia, non è un problema. Anzi, quasi quasi, per far durare quei 2 minuti in più l'episodio, mi vado a fare una canna da pesca incantata. Non so bene che enchanting dovrei mettere sulla canna da pesca, in caso scrivetemelo voi nei commenti. Quelli, diciamo, per renderla 100 milioni di miliardi di volte più forte. Vabbè, questa qui è praticamente rotta, me ne crafto un'altra e poi la vado a incantare. Comunque avete visto che la cosa funziona, la farm funziona. Qua cosa sto facendo? Bene. Appunto, la farm funziona e quindi siamo tutti belli contenti. Mettiamo qui i nostri lapislazzuli, la nostra canna da pesca. Abbiamo esca 3, indistruttibilità, indistruttibilità. Aspettate, non so cosa conviene, mi sa che mi avevate scritto un commento. E in caso voglio andarlo a vedere. Allora ci sta, ho visto. Allora, indistruttibilità, vabbè, ci sta. Però voglio prendere esca perché riduce il tempo di pescare appunto i pesci. Ovvero i pesci si fanno vivi in meno tempo. Ci sta. Volendo, posso provare a incantare anche un'altra canna da pesca e vedere cosa usce. Tipo, mi servirebbe Luck of the Sea, quella tipo che ti fa pescare più pesci. Sì, vabbè, avete capito. Però non so se. Fortuna del mare. Ok, presa. Presissima. Presissima. Ciao, benvenuta in squadra. Super mega canna da pesca. Magari ci ha dato qualcos'altro? Ok, ho la canna da pesca più forte del gioco. Perfetto. Perfetto. Ok. Facciamo finta di niente. Ditemi anche come si ripara una canna da pesca perché per il momento non ne ho idea. Però so solo che ho voglia di andarla a provare. Vabbè che c'è indistruttibilità, però non vedo l'ora di pescare con questa bestia. È la canna da pesca più forte del mondo! In teoria dovrebbe metterci pochissimo tempo. Ti prego, mettici poco tempo. Ti prego! Ok. Ok, e miriamo qui. La roba ce l'ha data, dacci un bel libro. No, ok, pesce palla, vabbè, però almeno funziona, dai. E niente, volendo mi posso mettere qui, perdere ore e ore e ore per trovare qualche libro. Vedete, guarda quanto è bello, quanto ci mette poco. Dai, no. Niente, signori, io me ne faccio ancora un paio di pescate, ma sì, dai, una tira l'altra. Dai, su, 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 su. Trovaci qualcosa. Ti dai, un bel libro, mi servirebbe un bel libro. Dai, faccio l'ultimo tentativo, poi in caso ci salutiamo. Sentite che note. Devi togliere qua. E ta-ta! No, niente, un altro salmone crudo. Però funziona. Bene, signori, quindi questa era la farm di pesca.
Spero che vi sia piaciuta, io salvo, mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni video. Finalmente ne abbiamo trovata una che funziona, sono molto contento e lo sarete anche voi. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento, condividere il video e se siete nuovi di iscrivervi al canale. Detto questo, vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero 2:45, 45, ok, con un nuovo video. Ciao!